Pasquale Criscuolo che ha chiesto la linea. Ciao Pasquale, buonasera a te. Buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie Pasquale. Grazie. E allora, qual è la tua analisi del momento del Napoli? No, vabbè, io dico che diciamo che il nostro allenatore sta un po' in confusione. Ieri mi sembrava il gioco delle tre carte con Lozano e Politano. Carta vince, carta perde. Diciamo che Gattuso sta in confusione, ma pure il fatto che da prima si assume le responsabilità e poi dopo dà le accuse ai giocatori. Allora io credo che sta creando anche disturbi all'interno dello spogliatoio. Poi vabbè, il centrocampo purtroppo ha bruciato vari giocatori e vari patrimoni del Napoli, tipo Elmas, Lobotnia, ma lo stesso Fabian. Però posso dire una cosa, Lobocca quando è entrato non è che abbia dimostrato chissà quale talento sul quale il Napoli doveva puntare. Io voglio sono 25 milioni di euro. Io sono d'accordo con la tua analisi che probabilmente serviva una gestione diversa, però è anche evidente che alcuni calciatori quando sono entrati sicuramente non hanno dato l'apporto che ci si aspettava potessero dare, o no? Vabbè, ma sono anche messi fuori ruolo, diciamo la verità, perché sono stati comprati per un altro tipo di gioco e poi messi in un altro ruolo. Io credo che comunque è anche un patrimonio della società. Ricordiamo che il signor De Laurentiis comunque quest'anno tra Petagna e Osimhen ha speso quasi 100 milioni, facciamo questo conto. Una settantina di milioni, anche perché poi nell'affare sono rientrati Karnezis e tre giovani della primavera, quindi tutto sommato è un investimento molto importante, anche perché per Petagna, se non erro, 17 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di cifre importanti e nonostante ciò, purtroppo anche a causa della sfortuna, non abbiamo risolto il problema in attacco. Pasquale, però ti chiedo, a questo punto tu vireresti su un altro allenatore? Se tu fossi il direttore sportivo, il presidente, cosa faresti? Io la prima cosa caccerei Giuntoli, perché non so l'utilità, pure per il caso Milik, secondo me c'ha anche lui un po' di colpa. E seconda cosa, io cambierei allenatore, prendere Spalletti. Se proprio dobbiamo prendere, prendiamo Spalletti, gioca con lo stesso modulo, però è molto più equilibrato. Però abbiamo visto anche con l'Inter che ha fatto molta confusione nell'ultimo anno. Ma l'Inter è confusionale lo stesso, non è che con Conte è confusionale. Noi pensiamo a noi, io credo che Spalletti, secondo me, attualmente è quella persona adatta che è stata in piazze difficili come Roma, uguale a noi, e si è fatto sentire. Abbiamo visto i casi Totti che finalmente poi è andato via. E come direttore sportivo io dico un nome, faccio un nome, Walter Sabatini. Secondo te quale sarebbe il nome giusto? Vabbè, Sabatini, Spalletti sì, e forse perché comunque Spalletti è stato portato da Sabatini a Roma la seconda volta dopo lo Zenit, Sabatini sì, però pure un carattere forte, non so se andrebbe molto d'accordo con il presidente. Perché il problema è sempre lì, tu puoi prendere anche il miglior direttore sportivo del mondo, ma quando non c'è chi mette poi i soldi sul tavolo per dire ok, sposo tutta la tua campagna acquisti, si fa un po' fatica. Perché ma il calcio mercato è cambiato. Io senti un'intervista di Rummenig, disse che il calcio mercato di 2 anni fa non esisterà mai più, ci vogliono molti anni. Che quei prezzi di 2 anni fa non esistono. Oggi deve puntare sui giovani con motivazioni. Io voglio ricordare a tutti coloro che in questo momento, e poi salutiamo anche Paolo Giacomardo e tanti altri che si stanno divertendo sulle nostre pagine social, ricordo che Benitez quando arrivò a Napoli, il calciomercato, come dice anche giustamente Pasquale, prevedeva delle cifre diverse. Io ricordo che con 60 milioni di euro il Napoli prese Higuain, Albiol e Callejon 10 milioni di euro, quindi sono cifre che oggi sicuramente non li prenderemo poi più questi calciatori. Soprattutto secondo me il direttore sportivo, sono d'accordo, ma al di là del nome, secondo me il direttore sportivo deve che abbia che abbia un'autonomia. Io ho l'impressione che questi direttori sportivi del Napoli facciano più da talent scout che dei direttori sportivi. Assolutamente, perché d'accordo. Vanno solo a proporre calciatori, ma alla fine li prende De Laurentiis se decide la di prendere la parola. Quindi aspetta, Chiavelli, io non vedo più un direttore sportivo alla vecchia maniera, Italo Allodi, Moggi, anche lo stesso Marino, che sceglievano i calciatori e facevano la campagna acquisti. Alla fine il presidente che decide sempre lui. Però quindi i Marotta e i Paratici esistono ancora. Perciò ti dico che se venisse Marotta a Napoli,
dovrebbe venire con piena autonomia. Ma lo stesso per Paolo Marino non aveva questa grande autonomia. Esatto. Aveva potere negli di ultimi firma, anni, però negli ultimi anni della Laurenti. Io prenderei subito Sartori dell'Atalanta. Sartori non te lo darà adesso, mai. Cioè, lo riempi di soldi, lo fai venire. Cioè, qual è il problema? Pasquale, per concludere, qual è la tua previsione sul futuro di questa stagione? Credi che il Napoli possa giocarsela tra Europa League, quarto posto e naturalmente anche la Coppa Italia? No, io credo che la Coppa Italia non lo so, anche l'Europa League, che sono comunque tornei lunghi, partite secche, però io dico il campionato, se vediamo la mediocrità del campionato italiano, se vediamo che il giro di boa del Milan è a 43 punti, io sinceramente diciamo quarto posto ci spero. La matematica che poi è l'obiettivo stagionale dichiarato sia da De Laurentiis, no, ha bisogno di 40 milioni purtroppo per rimantenere ancora questo livello alto, non ce lo dobbiamo dimenticare. Assolutamente, perché sarebbe un disastro non approdare alla prossima Champions. Pasquale, ti ringraziamo per essere stato con noi. Un abbraccio. Ciao Pasquale. Un abbraccio.